Come usare al meglio l'equalizzatore? Dividi le fasi dell'equalizzazione in due. 1. Utilizzo di un equalizzatore lineare per fare dei tagli. 2. Utilizzo di un equalizzatore analogico per fare dei boost. Prima di tutto, concentrati sulle basse frequenze dello strumento che stai trattando. Fai dei tagli chirurgici se ci sono risonanze strane e dei boost, se necessari, con l'equalizzatore colorato. Fissata la parte bassa, concentrati sulla parte medio-alta e alta, con lo stesso ragionamento. Così facendo, avrai gli estremi di banda di quello strumento in ordine e capirai effettivamente che trattamenti ci sono da fare nella parte delle medie frequenze.